Circa 4 anni fa abbiamo deciso di trasferire la maggior parte della nostra attività all'interno degli istituti penitenziari. Abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni e esperienze come rilanciare l'azienda, ma alla fine abbiamo compreso che lavorare in un istituto penitenziario è una risorsa economica a noi vantaggiosa. E quindi questo è stato lo spirito iniziale che ci ha portato a lavorare in carcere. Il processo di selezione del personale incomincia con una nostra richiesta, dove dichiariamo quanti detenuti abbiamo bisogno, le loro caratteristiche principali e che posizione dovranno andare a occupare. La nostra è un'impresa che ha come attività prevalente la digitalizzazione di archivi cartacei e l'inserimento dei dati. Come attività secondaria perché è ultima in ordine di tempo, ci occupiamo anche di confezionamento. Devo dire che nel 99% riusciamo sistematicamente a evadere le cose nei tempi previsti e concordati. Io l'ho vista, diciamo, crescere in 2 anni e mezzo ormai, e devo dire che è stata una bella crescita aziendalmente. La voglia di lavorare e di imparare un lavoro che di fatto per loro è nuovo, a prescindere che sia o non sia una cosa che loro hanno fatto all'esterno. Del lavoro che svolgo mi piace un po' tutto, lavorare sui computer, un po' a lavorare sul cartaceo, adesso sto imparando, apprendendo come si utilizza lo scanner. L'entusiasmo che mettono nel voler imparare questo e con il tempo a diventare parte di una azienda che gli fa vivere 8 ore del loro tempo in un modo normale. Inizialmente l'abbiamo fatto per soldi, poi abbiamo compreso gli effetti della nostra attività qui dentro e abbiamo deciso di rimanerci, e questo per amore. E sembra quasi di non essere in carcere, sembra di essere un'azienda. Arrivi, tuo laboratorio, pausa pranzo, pausa caffè, fino alle 4. Ma magari ce ne fosse molto di più, allora avrebbe molto più senso la parola rieducazione. Il detenuto si ritrova come se fosse veramente libero dal contesto detentivo. Ritengo che in questo momento il lavoro sia uno degli elementi altamente qualificanti e sui quali investire per cercare di dare veramente un senso alla carcerazione. Essere noi carcere estremamente seri e produttivi, e in tal modo da far capire alle aziende che si può fare azienda tranquillamente anche in carcere, senza paura e senza problemi. La qualità e i risultati sono sempre elevatissimi, e comprendo che ci sia, al di là di quelli che sono gli aspetti economici, una diffidenza che invece forse quando si va a toccare con mano può essere tranquillamente abbattuta. Allora a quel punto il carcere può diventare una risorsa. Abbiamo lavorato negli anni con la direzione, con tutto il sistema che ci supporta per renderlo talmente efficiente che oggi con maggiore serenità possiamo andare sul mercato e guardare il mercato con ottimismo e anche magari con successo.